Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Milan. Se è la prima cosa che fate la mattina quando vi alzate è pensare al Milan, e se l'ultima cosa che fate prima di addormentarvi e pensare al Milan, siete sul canale giusto. Dunque, oggi inizia una settimana molto importante, innanzitutto perché eh, inizia la preparazione, quella vera, verso... La prima giornata di campionato andremo a genova e quindi già i primi dubbi chi schiererà il mister pioli beh innanzitutto dobbiamo dire che benasser è negativo e quindi eh, possiamo stare tranquilli oggi si torna ad allenare due giorni di riposo per la squadra non per lui perché evidentemente ricomincerà la preparazione non da solo, solo, ma insieme ad IBRA, che potrebbe, potrebbe anche farcela per l'esordio a Genova con la Sampdoria. Dunque, ieri c'è stato Milan Real Madrid, Luci d'ombre, bene e non bene. È un po', diciamo così, un, una costante in questo precampionato, per quanto conti poi il precampionato, diciamoci la verità. Luce d'ombre perché? Luce d'ombre perché non abbiamo preso gol, ci risiamo. Luce d'ombre perché eh, non abbiamo preso gol, seppur un rigore provocato da Calabria su Bale l'hanno concesso così adesso iniziamo magari così a riequilibrare i rigori dell'anno scorso che ci sono stati dati a favore, tutti chiaramente c'erano, comunque al di là di questa piccola polemica, diciamo che McMagnan Magnan l'ha presa, e l'ha presa poi alla grande, quindi eh, il ragazzo non si lascia intimorire da tutta questa, Rottura di scatole sul passato, su chi è andato a sostituire, cioè, la, diciamoci la verità: ma di chi saremmo stati, avremmo dovuto essere innamorati noi? Di uno che c'è stato tre anni, quant'è che c'è stato? Chi l'ha visto le giovanili? Cioè, abbiamo superato veramente momenti. A qualcuno che mi chiedeva questa faccenda su, sull'ex portiere, ho risposto, beh, amico mio io Ho visto andare via Van Basten, beh, amico mio, io ho visto l'addio di Maldini, cioè è lì che ti scende, diciamo così, la lacrimuccia, non per queste faccende. Comunque Magnan ha la parata, Magnan è sicuro tre pali, un bel sette e mezzo a lui per la partita di ieri. Il problema è che eh, non ci sono state grosse occasioni da gol, eh, diciamo che eh, abbiamo preso un palo. Abbiamo preso un palo, però diciamo che è evidente che ci manca un 10, manca un 10, manca un 10. Non, non arrivano le palle, non arrivano se non da, 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 dagli esterni, Teornandez bene, e, e lo dice anche giro alla fine della partita, eh, dobbiamo essere più incisivi alla fine, chiaramente lui per primo. Uh, non pensiamo subito alla maglia numero 9 pensiamo che non arrivano i palloni quindi bisogna ma la società lo sa la società lo sa, lo sa meglio di noi lo sa, lo sa bene e vuole intervenire vuole intervenire, vuole intervenire e speriamo che prima possibile perché poi il campionato inizia um, ciò nonostante ieri sera mentre il Milan comunque pareggiava con il Real Madrid Sfiorando il gol eh, con un palo, eh, parando cioè, il rigore di Magnano. No? Tutti aspettavamo Magnan alla primavera-occasione. I giornali erano concentrati sulle altre due squadre che eh, possiamo definire quelle più vicine come competitor. Quindi, parliamo di, della seconda squadra di Milano. E, Crisi chiusa per la Gazzetta dello Sport. Crisi chiusa: batte il Parma 2-0. Crisi chiusa e l'altra invece che ha perso 3-0 contro il Barcellona. Bene, molto bene. Sì, più avanti il Barcellona, ma insomma, non è questo il momento importante. Saremo pronti per il 22. Mentre noi eh, per la ricerca delle notizie. Eh, sul Milan abbiamo dovuto un po' navigare ricominciamo la stagione la ricominciamo con eh, tre giornali sportivi uno pre prevalentemente qui sono le zanzare ancora estate estate pieno vedrò che finisca uno con completamente votato dedicato alla squadra di Torino, quella con, le maglie, con la maglia bianco e nera, l'altro di proprietà del, del, del presidente del Torino eh, a lutto per gli eventi capitati all'Inter ed infine un giornale dedicato prevalentemente alle squadre del Centro Sud, Lazio, Roma e Napoli, Napoli su tutte, ma fortemente votato alle VAGS. Quindi queste sono un po' le faccende. Noi ci attrezziamo un po' con questi strumenti, eh, ci sono canali YouTube che cercano di dare informazioni, ci sono canali YouTube che cercano di prendere solo like eh, e anche noi quindi facciamo un po' parte del di questo sistema eh, non giornalistico, addirittura un canale ieri... Diceva che Maldini avrebbe fatto acquistare da Chelsea lucaco per indebolire lì, la follia più totale, stronzate a culi aperti proprio, scorregge a culi aperti, come dico sempre, ma ci sono invece canali molto più seri e che vanno seguiti. Non perché il nostro sia ancora un canale, il nostro è un progetto in fase embrionale. Cerchiamo, diciamo così, attraverso i nostri contatti con persone, giornalisti eh, vicine al mondo Milan e eh, al mondo, al mondo, eh, al mondo che, 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 che in qualche modo cerca di sapere, perché guardate che nemmeno Maldini sa, cioè ha delle idee, non che non… intanto auguri per i tre anni da dirigente così come col pallone tra i piedi, anche con la penna tra le mani, sei sempre un grande Paolo. Ma non perché non lo sappia, è il fatto che non, non è facile, perché poi ci sono i procuratori in mezzo, eh, ecco cerchiamo di non essere un canale volgare, ci sono i procuratori in mezzo, che poi fanno gioco del rialzo, prima lo offrono a te, poi lo offrono ad un altro. Poi ci sono giocatori che ormai sono abituati a venire in limousine agli allenamenti. Chiaramente noi siamo della generazione dell'allenamento, quando, 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 quando i giocatori andavano con, con la bicicletta, Adesso non, non, non così indietro, ma insomma basta anche con una semplice automobile leggermente superiore a quella del. del a quella media però diciamo che fondamentalmente oggi bisogna fare i conti anche con questo quello che vuole 6 milioni e mezzo quello che ne vuole 7 quello che rilancia 8 in un momento storico in cui chiaramente i soldi c'era solo una squadra in un momento storico in cui giustamente la UEFA ha messo dei paletti per tutti tranne che per il Paris Saint Germain quindi sostanzialmente bisogna cercare di capire che tipo di competizione noi stiamo facendo e con chi la stiamo facendo, perché noi facciamo due tipi di campionati. Uno interno, la Serie A, che eh, si muove su logiche che sappiamo bene. C'è una squadra che deve essere portata a tutti i costi, perché se non vince qua non vince da nessuna parte. C'è un'altra poverina che, come dire, si è, è, come, è come il cafone che è pieno di debiti però prende in affitto una macchina per il weekend che sia non so la Ferrari la Porsche per farsi vedere in giro e poi lunedì mattina la deve riconsegnare però non ha nemmeno i soldi per pagare l'affitto del, del weekend questa è l'altra squadra di Milano noi abbiamo un progetto molto serio però per tornare al punto di partenza dalla partita in austria con il real madrid si è vinto ancora di più che questo soggetto questo 10 questo illuminatore questo fantasista come si diceva una volta beh insomma manca brain diaz non, non è un 10 lo si può adattare al 10 qualcuno diceva come fu fatto per suso poi evidentemente si sa come è andata insomma assolutamente inguardabile assolutamente inguardabile Considerando che veniamo da una tragedia, cioè veniamo da uno che per tre anni ha fatto bene sei partite e poi chiedeva la luna, il traditore infame, il traditore infame è andato eh, in un'altra squadra pensando eh, vogliamo rivincere lo scudetto, <ride> veramente siamo a livelli di non so come definirli e adesso lo rivinceranno lo scudetto. Va bene. L'ultima cosa importante <coughs> è che noi dobbiamo chiudere il mercato e lo dobbiamo fare prima della scadenza perché poi ricordiamoci che i punti che si fanno, eh, che si perdono, che si conquistano alle prime giornate, sono quei punti che poi alla fine ti mancano per arrivare alla Champions, allo scudetto. Ecco. Quindi iniziamo subito, perché anche il calendario non è che sia stato particolarmente, particolarmente, particolarmente felice. Chiudo dicendo la prima partita del nostro ex portiere se l'è fatta in panchina e te ne farai tante amico mio in bocca al lupo anzi in bocca ai lupi ciao